Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare una nuovissima reazione slime. Infatti in edicola sono usciti i nuovissimi gommosi Ocean Slime. Si tratta di nuovi slime dell'edizione Alpha che vengono venduti appunto in edicola a 2,99€ a bustina. Queste sono blind bag, quindi non sapete che slime vi uscirà. Un po' come sempre con gli slime dell'edizione Alpha. Dovrebbe trattarsi comunque di barattolini contenenti lo slime e animali marini. Sono davvero super curiosa di provarli, se le siete anche voi e se volete altri video del genere mi raccomando lasciate mi piace adesso, cerchiamo di superare i 1000 mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come FrenchyDreamsOfficial dove sto facendo tantissime Instagram stories. Prima di andare al video saluto Asia Kawaii e Little Legit Boss Fan. Come al solito le regole per essere salutati nei miei video le trovate giù in descrizione, ma ora andiamo subito agli slime. E ok, quindi eccoci qui. Allora, partiamo subito con la box. Qui c'è scritto gommosi Ocean Slime. Il prezzo che è di 2,99€ a bustina. 12 animali nello slime. Scatola da 10 unità. Quindi andremo a aprire ben 10 bustine. Una volta aperta la box, ci troviamo tutte le bustine. E sul lato, qui sulla parte frontale della box, c'è scritto trova quello che si illumina al buio. Ok, partiamo dalla prima bustina. Slime marino. 12 animali dentro lo slime. Gommosi Ocean Slime nello slime. Wow, l'hanno ripetuto davvero tantissime volte questo nello slime. Trova quello che si illumina al buio. Collezionali tutti. Ok, andiamo ad aprire la nostra bustina. Ha qui la linguetta per essere aperta. E ci troviamo subito il magazine. Quindi partiamo proprio dal magazine. Slime marino, 12 animali dentro lo slime. Che è sempre la solita cosa. Qui abbiamo un mini poster, un'immagine gigantesca di un polipo. L'indice e tante curiosità sugli oceani, i tipi di oceani e i pesci che potete trovare nei vari oceani. Ah, e poi qui abbiamo i collezionabili. Allora, sono 12 animaletti, ad esempio aragosta, iguana, granchio, e di ognuno c'è la versione che si illumina al buio. Quello lì verde è quello che si illumina al buio. Poi ci sono altre informazioni sugli animali, sulle aragoste, e nell'ultima pagina troviamo qualche giochino. Allora, mi piace tanto questa cosa dell'edizione Alpha che il magazine lo mettono nella bustina, perché non tutti i giornalai lo danno, o gli edicolanti lo danno, quindi è sicuro che avrete così il magazine. Allora, il barattolino è quello lì solito dell'edizione Alpha e sul tappo c'è scritto gommosi Ocean Slime. Andiamolo subito ad aprire. Molto molto gelatinoso, è diverso rispetto agli altri. Ah, mi sa che già ho trovato quello che si illumina al buio. Grandioso. Ho trovato questo polipo super super morbido e squiscioso. Davvero è morbidissimo. E dato che è verde credo che si illumini al buio. Sì, infatti l'ho chiuso così e l'ho messo vicino agli occhi. Wow, si illumina tantissimo. Non c'è bisogno di farlo caricare tanto. Ma ho trovato allora questo slime verde che è diverso dal solito. Dalla confezione sembrava il solito slime, invece no, è molto molto acquoso, un jiggly slime, senza ombra di dubbio un jiggly slime super super acquoso. Al tatto è molto molto morbido. Andiamolo ad annusare. Ok, ha un delicatissimo profumo, mi piace tantissimo, anche se per annusarlo mancava poco che lo mangiassi. Allora, non è di quel tipo che si allunga, è semplicemente il tipo da vediamo un film, perché questo tipo di slime io lo utilizzo quando guardo un film, me lo passo così tra le mani e mi rilasso. È di un verde chiaro, quindi non macchia nemmeno le mani, ed è semitrasparente, quindi si sembra proprio uno slime acqua. Se lo troviamo celeste sarà il perfetto slime acqua. Allora, quindi questo lo riposiamo e passiamo al prossimo. E anche questo slime è verde e mi sembra di aver trovato un pesciolino. Questo non si illumina al buio, cioè lo vedete? Oh, mi sembra di aver trovato quasi quasi Dory. Dory alla ricerca di Nemo o alla ricerca di Dory. È sottilissimo, guardatelo, è super super sottile, ma anche questo è morbidoso. Ed è tutto tutto rosso, quindi questo non si illumina al buio. E lo slime è lo stesso, super viscidoso, acquoso, proprio trasparente tra l'altro. Cioè riuscite a vederlo che è trasparente. E comunque non lascia residui e vediamo se fa il tipico rumore d'acqua e se mentre lo muovo sul piano da lavoro, sulla tavola, lascia qualche residuo. Allora, non fa
il tipico rumore d'acqua e lasciano davvero pochissimi, pochissimi residui. Basta fare così e vengono via. Non ha quel tipico odore forte di colla di questi slime qui. Forse sul canale posso portare una ricetta su come fare questo slime. Vi piacerebbe? Qualcuno di voi mi ha chiesto di fare un jiggly slime, quindi magari potremmo provare a farlo. Io già tantissimo tempo fa ne ho fatto uno con il colluttorio. Magari potremmo farne una versione più semplice. Allora, prossimo. Ok, questo è di un colore differente, è blu e l'animaletto credo che si illumini al buio ed è una stella marina. Che bello, le stelle marine le adoro. Ok, guardate, questo sembra proprio lo slime acqua. A parte la stella marina, ve la faccio vedere dopo, ma questo qui celeste è bellissimo. Wow, sembra davvero un mini pezzo di oceano. È super super trasparente, è rotolato giù. È super super trasparente. Vediamo anche l'odore di questo. Ok, anche questo ha questo gradevole profumo. Non infastidisce, non è di colla, è un profumo semplice. Anche questo comunque è un colore molto chiaro e ci sto giocando un po' per vedere se macchia le mani, ma non mi sta dando nessun tipo di problema. Questo, vabbè, è un jiggly slime, quindi non si può fare molto, non lo puoi allungare, non lo puoi intrecciare. Il jiggly slime è più uno slime rilassante da fare così, molto molto morbido. E questo colore mi fa impazzire. Per quanto riguarda l'animaletto, è questa stellina adorabile, questa stella marina che si illumina al buio. Prossimo. Io credo che i colori siano verde o blu. Abbiamo trovato un altro slime verde e qui sul fondo vedo un altro tipo di pesciolino. Allora, ho trovato quest'altro pesciolino che si illumina al buio, è differente da quello lì rosso. Questo è molto più piatto e mi sembra sempre un pesciolino visto dentro alla ricerca di Nemo, quello là tutto nero e bianco, ma sono molto molto morbidi. Questi mi piacciono, questi pure potrebbero essere utilizzati per fare magari qualche DIY carino, o se fate uno slime in casa potremmo utilizzarlo per fare qualche slime. Magari se faccio uno slime jiggly acqua potremmo riutilizzarli. E questo qui è verde, lo slime che ho trovato. Certo, sono più per i fluffy e i butter, ma comunque per 2,99€ ci stanno. Questo qui è blu. Ho trovato un altro animaletto che si illumina al buio e vai, finalmente ho aperto. Questo è il quinto e ho trovato quattro animali che si illuminano al buio. Allora, questo è blu e l'animaletto è tipo una lucertolina. Questo blu mi sembra molto più scuro rispetto all'altro. Adesso li confrontiamo subito. Allora, questa è la lucertolina. Eh sì, sono diversi, sono due, non vi attaccate, sono due blu diversi, quindi i colori sono molteplici: celeste, blu scuro e verde. I verdi sono tutti e tre uguali? Sì, i verdi sono tutti e tre uguali. Forse questo blu qui è ancora più bello di quello lì celestino. Questo si allunga anche un po' rispetto agli altri, questo è bellissimo. Annusiamolo, stesso odore degli altri. Vediamo se fa qualche puzzetta quando lo andiamo a posare. No, non fa suoni. Aspettavo almeno un suono, invece non fa niente. Siamo già a metà. Sto procedendo in maniera piuttosto spedita. Allora. Questo mi sembra che sia quasi un cavalluccio marino. E anche questo si illumina al buio. Yeah! Che carino! Carinissimo! Ho tantissimi progetti per questi animaletti. Più ne sto trovando e più mi stanno venendo idee che non vedo l'ora di mostrarvi. Per essere un jiggly slime non è fatto per nulla male. È davvero molto molto morbido, soffice, non lascia residui sulle mani, non lascia le mani strane. Inizialmente sono leggermente bagnate, ma basta fare così e non avete più residui. Sono semplici slime jiggly, però l'idea mi piace. Dato che adesso è molto di moda il jiggly slime acqua, all'edizione alfa sta proprio sulla cresta dell'onda. Quando erano inizialmente di moda i putti slime, fecero uscire i super sweety, quelli lì nel diamantino, mamma mia, troppo belli. Sono sempre sulla cresta dell'onda, chiamiamolo così, slime marini, cresta dell'onda. Allora, eccoci qui, andiamolo ad aprire. Ok, questo non si illumina al buio. È un delfino! Guardatelo, è super adorabile! Un delfino tutto rosso. Però magari quelli che non si illuminavano al buio potevano farli blu, non rossi. È strano vedere un delfino rosso. Quindi per il momento ho trovato tre celesti, tre verdi e un blu scuro. Ce ne restano altri tre. Questo è giallo. Ok, il primo giallo che troviamo e all'interno mi sembra di vedere sempre un delfino. Sì, è un doppione, buffi, delfino doppionoso. E questo è giallo. Wow, è un giallo molto chiaro. Messo sulla mano così sembra un giallo scuro, ma in realtà
quando lo andate ad aprire è proprio un giallo super super chiarissimo. Andiamolo ad annusare, stesso odore degli altri, super super morbido, e giochiamoci un po' per vedere se magari macchia le mani o meno. No, niente da fare, non le macchia. Ok, prossimo, blu scuro con la lucertolina. No, con la lucertolina no. Vabbè, a saperlo non lo aprivo proprio perché è doppione, quindi non lo apro. E andiamo all'ultimo, giallo con un altro tipo di lucertolina. Sì, è diversa, sono lucertoline differenti. Fatemi vedere. No, questa è la stella marina. Allora, questo qui è proprio doppione doppione, questo qui blu. Questo qui giallo ha una lucertolina diversa all'interno, più cicciotta. Sì, no? Sì, 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 sì. No, non lo so, forse perché è di colore differente, quindi non riesco a capire se già l'ho trovato o meno. Ok ragazzi, doppione, soltanto dato che era rossa non riuscivo a capirlo. Quindi ragazzi, i colori disponibili per queste slime sono giallo, celeste, verde e blu. Quindi i colori che potete trovare sono 4. Devo dire, il mio colore preferito è sicuramente questo qui blu. Blu scuro è bellissimo, ma anche celeste non scherza. Per quanto riguarda l'animaletto, quelli che mi sono piaciuti di più sono la stella marina, il delfino e il cavalluccio marino, sono bellissimi. Per 2,99 euro per me sono straapprovati. Sono semplici slime, molto molto viscidosi ma anche molto rilassanti. Il profumo non è fastidioso e gli animali sono gommosini. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate nei commenti. Ne avete acquistati? Che colore avete trovato? E che animaletto avete trovato? Lasciate mi piace se volete altri video del genere, e per iscrivervi al canale cliccate sullo slime celestino, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sullo slime verde. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!